Bentrovati cari amici lettori di Alessandria Oggi, e parliamo sempre di cronaca locale, ma è una cronaca locale che va molto al di là dei confini della nostra provincia, perché in questi giorni noi siamo orgogliosi di questo. In questi giorni è stato nominato capo di Stato Maggiore della Marina Militare Italiana un ufficiale originario di Arquata Scrivia, residente a Novi Ligure, è l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone. Ed è un ammiraglio di grandissima qualità, perché ha un curriculum di tutto rispetto, è una persona estremamente preparata, è un duro, come si suol dire in gergo, cioè uno di quelli che non scherzano, che prendono molto sul serio quello che fanno, comandante in capo del raggruppamento subacqueo di incursore, quindi i nostri Marine, il Komsumbin, poi è stato comandante dell'Accademia Navale di Livorno, divenendo ammiraglio di divisione. È stato capo del comando interforze per le operazioni delle forze speciali, promosso ammiraglio di squadra nell'aprile 2016, ha assunto l'incarico di comandante del comando operativo di vertice interforze, che è una cosa piuttosto importante, divenendo nella storia della nostra Repubblica il primo ufficiale generale non proveniente dalle file dell'esercito, e poi ha un sacco di medaglie, grande ufficiale all'ordine del merito della Repubblica, è la medaglia mauriziana al merito per 10 lustri di carriera militare, medaglia militare al merito di lungo comando 20 anni, medaglia d'argento di lunga navigazione marina militare, medaglia militare aeronautica per lunga navigazione aerea 20 anni, croce d'oro con stelletta per anzianità al servizio militare, croce commemorativa per operazione in Afghanistan, medaglia commemorativa per il personale della marina militare impegnato nel Golfo Persico. Insomma, è un eroe. Diciamoci, ed è l'orgoglio della nostra terra, è un uomo tutto d'un pezzo, un buon padre di famiglia, una persona estremamente positiva, un gran lavoratore, ciò che di meglio possiamo pretendere. Ma al di là della notizia che riguarda noi e di cui noi della provincia di Alessandria siamo giustamente orgogliosi, e salutiamo l'ammiraglio con rispetto e con stima, anche con compiacimento, perché è un nostro conterraneo, ma al di là di queste considerazioni di carattere personale, è un fatto politico preciso, che non è da trascurare. L'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone è stato spinto, promosso, è stato messo lì, fra virgolette, come dicono i giornalisti, da Salvini, dal vice premier Salvini. Perché? Una risposta politica alla ministra Elisabetta Trenta, che non ha capito bene cosa vuol dire essere ministro della difesa. Non lo ha capito. Perché alle parate va con gli infradito, va bene, e con i blue jean, le magliette, con le parate militari. Poi mi fa il segno del peace and love in Parlamento, ma dico una ministra della difesa. Quando Fico, il suo amico di partito, dice che il 2 giugno è la festa dei Rom, e lei lo appoggia. Dico, ma che razza di ministra della difesa è questa? Che deve dimettersi. E signora Elisabetta Trenta, lei sarà anche dell'ordine di Malta, io sono un templare, quindi già lì non ci andiamo d'accordo. Ma lei ci deve dimettere, lei si deve dimettere, perché non è in grado di svolgere il compito di ministro della difesa. Questo glielo dice un templare, Andrea Guenna, del sovrano militare ordine del Tempio, al rappresentante dell'ordine di Malta, che ci deve ancora un sacco di soldi dal 1314 e un sacco di beni che ci avete confiscato abusivamente. Se Salvini ha nominato l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone è per merito suo o per colpa sua, a seconda di quello che si vuol dire. Perché questo signore qui è un militare serio, sa cosa vuol dire combattere, sa cosa vuol dire investire una divisa, sa cosa vuol dire dare la propria vita per la propria patria, sa cosa vuol dire dare onore ai militari andando alle parate non vestito con abbigliamento da spiaggia ed infradito, ma in divisa. Sa tutte queste cose che lei, signora Elisabetta Trenta, non sa. E quindi questo aspetto della vicenda, della nomina, che mi rallegra molto, dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, la dice lunga su quello che oggi rappresenta Salvini e il nuovo corso della politica italiana. Al di là dei ben pensanti da salotto, tutti di sinistra, che non ha mai lavorato un giorno, perché gli operai che sono in cassa integrazione, questi qua non sa neanche se ci sono. Stiamo attenti perché scherziamo col fuoco. Salvini al 37% oggi, 25 giugno, 37,
nei sondaggi di Mannheimer, non in quelli di Piepoli, che insomma Piepoli, Mannheimer al 37% in crescita, e la Meloni è al 6,6%, quindi è pari a Forza Italia, occhio, perché se facciamo la somma di Meloni e Salvini facciamo il premio di maggioranza, quindi qua non si scherza più. Salvini è andato da Trump, non poteva riceverlo Trump perché Trump è il capo dello Stato, ma l'ha ricevuto Pompeo, che è il numero due, gli ha stretto la mano e ha detto vai avanti così che va bene. Hai capito? Non si scherza più, E anche all'Europa, di quella gente lì, che hanno sempre sforato il patto di stabilità. La Francia sono 10 anni che sfora il patto di stabilità, 10. La Germania ha il 280% di debito pubblico, perché loro non contano le spese per quanto riguarda l'assistenza e la sanità, non le contano. Chissà perché, loro non può. Noi sì, loro no. Il Giappone ha il 280% di debito pubblico, adesso mai nessuno qualcosa? Al Giappone hanno fatto mai le pulci perché hanno il 200, a noi sì, e basta, tutto ha un limite. Noi diamo di più all'Europa di quello che l'Europa ci dà indietro. Abbiamo un saldo negativo, cioè dobbiamo avere dei soldi di circa 6, 7, 8 miliardi all'anno di euro, e li vogliamo indietro. Altro che letterina di infrazione del signor Moscovici. Se la tenga pure, se la metta dove dico io quella lettera di infrazione, il signor Moscovici e quell'ubriacone di Juncker, va bene? Qui non si scherza più, l'Italia non ne ha più voglia di scherzare. Quei due coniugi romani che appartenevano alla piccola borghesia romana, che abitavano in un quartiere residenziale a Roma, che erano felici fino al giorno prima, si sono ammazzati perché non potevano pagare l'affitto. Basta! È ora di finirla. Io sono con Salvini, sono sicuro che farà una buona politica, sono con la signora Meloni, sono sicuro che farà una ottima politica con Salvini, ma soprattutto sono con gli uomini come l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, uomini tutti d'un pezzo, uomini che hanno una parola sola, uomini che amano la nostra patria, uomini che hanno sempre lavorato, uomini che hanno dedicato la propria vita alla salvezza della nostra nazione e alla salute dei propri soldati. Io sono con questa gente qua. Io mi sono sbilanciato, non mi interessa, io dico quello che penso. Io sono con Salvini, con la Meloni, con Trump, con l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e con la nostra patria, che non merita il trattamento che ha in questi giorni, in questi momenti, in questi mesi, in questi ultimi anni che gli hanno riservato i francesi e i tedeschi, che parlano bene ma razionano male. Arrivederci.